Ta-tam! Vediamo se conoscete questo. È il rabarbaro. Il rabarbaro probabilmente lo conoscete per il suo liquore altamente digestivo, per le caramelle, anche queste digestive al rabarbaro. Si trovano in commercio anche molte confetture e viene utilizzato soprattutto in Nord Europa. La parte commestibile è il fusto, che come vedete assomiglia un po' a quello del sedano con delle coste ed è un bel colore rosso. Si può utilizzare in moltissime preparazioni, sia salate sia dolci. Per esempio, viene utilizzato nelle torte salate e prima viene cotto a vapore o passato in padella. Viene utilizzato, per esempio, per preparare dei centrifugati, noi ne faremo uno oggi, oppure come frutta cotta, a volte abbinato alle fragole, per esempio in un crumble, oppure da solo con lo zucchero, come lo faremo noi in forno. Allora, iniziamo la pulizia. Si taglia via la parte in cima. Togliamo la pelle che è rossa, come vedete. E con la pelle vengono via anche i fili. Lo laviamo bene sotto l'acqua. E lo tagliamo a fiammiferi. Trasferiamo sulla leccarda. E cospargiamo con lo zucchero. Copriamo con un altro foglio di carta forno e chiudiamo. E via in forno a 180 gradi per 15 minuti. E nel frattempo che cuoce prepariamo l'estratto. Ci metteremo il rabarbaro, un pezzo, delle fragole e una mela. E anche una fettina di limone. Ed ecco il nostro concentrato di vitamine. Ottimo a colazione, a merenda per i nostri bambini, buonissimo. Dopo un quarto d'ora togliamo il foglio di sopra e lo rinforniamo per 10 minuti con funzione grill. Il nostro rabarbaro pronto. Ottimo da servire come dessert. Insomma, se lo trovate, non è facilissimo da reperire. Stamattina mi ha chiamato la mia fruttivendola che lo aveva. E non esitate a comprarlo perché è davvero ottimo in tantissime preparazioni, è pure bellissimo da vedere e vale la pena davvero utilizzarlo in cucina.